L'Apostolo Paolo ci sta aiutando a comprendere meglio in che cosa consiste la speranza cristiana. E abbiamo detto che non è un ottimismo, no, è un'altra cosa. E l'Apostolo ci aiuta a capire cosa è quello. Oggi lo fa accostandola a due atteggiamenti quanto mai importanti per la nostra vita e la nostra esperienza di fede: la perseveranza e la consolazione. Nel passo della lettera ai Romani, che abbiamo appena ascoltato, vengono citate due volte, prima in riferimento alle Scritture e poi a Dio stesso. Qual è il